primo tempo tra New Generation e Abusive, risultato 4-1 per il New Generation. Sì, buon inizio di gara. Abbiamo chiuso in vantaggio il primo tempo, ma dobbiamo cercare una ripresa di mantenere il risultato. Va bene, ragazzi, mille in bocca al lupo. Okay. Primo tempo tra Abusivi e New Generation, risultato 4-1 per il New Generation. Ricordiamo un fenomenale autogol di Paolo Izzo. Allora, una partita un po' strana, anche se stava attaccando molto e sbagliata anche molto in attacco. Allora, praticamente la difesa nostra non funziona proprio. Abbiamo degli elementi che faticano a seguire gli avversari e gli avversari ci sanno fare. Comunque sono quelli che hanno vinto il torneo l'anno scorso e è andata così. Va bene, secondo te speriamo di recuperare. Va bene. In bocca al lupo. Grazie. Eccoci nel post partita tra Abusivi contro New Generation. Partita terminata 8-4 per il New Generation, che così guadagnano 3 punti davvero fondamentali per la classifica. Abbiamo qui i due migliori in campo: Mario De Chiara, migliore in campo in assoluto per il New Generation, autore di ben 4 reti, e Gabriele Pastore per gli Abusivi, autore di una prestazione davvero notevole in fase difensiva per gli Abusivi. Iniziamo da Gabriele. Allora, Gabriele, hai fatto una partita non troppo brutta, soprattutto fino all'autogol di Paolo Izzo. Il risultato era recuperabile, considerando che non avete fatto appunto una brutta partita, ma anzi forse siete stati anche un po' sfortunati. Guardiamo un tuo palo, poi una traversa di, se non mi sbaglio, di Coppola. Sì. Siamo stati, il primo tempo siamo stati spesati totalmente, perché non sapevamo fare marcature, non sapevamo fare movimenti. Poi siamo migliorati il secondo tempo, riuscendo a riparare tutti questi problemi, ma il tempo non è stato a disposizione, molto tempo a disposizione. Ricordiamo anche appunto molto sfortunati, perché in qualche occasione potevate fare sicuramente qualcosa in più. Abbiamo avuto molte possibilità di segnare, ma siamo stati sfortunati. Vabbè, il calcio è anche così. Comunque, Gabriele, secondo te cosa servirebbe agli Abusivi comunque per fare un salto di qualità e potersi giocare forse in maniera più decisa, non solo nel primo tempo, tutte le partite? Dovremmo migliorare nei movimenti, perché nel calcio 5-5 questo è importante, fare movimenti e lasciare sempre spazio libero ai compagni di squadra per segnare. Va bene, un ottimo consiglio, i tuoi compagni, se mi dedicare a qualcuno, però ci saltiamo qui. Vabbè, la dedico alla squadra sperando che potremo migliorare nei prossimi giornate. Va bene, grazie mille, in bocca al lupo per il torneo. Grazie. E così con Mario De Chiara, diamo medaglia migliore in campo. Allora Mario, per te un'ottima partita, hai segnato il gol dell'1-0, poi comunque ti sei ripetuto per altre 3 volte segnando un bel poker in questa partita, e comunque avete, la tua squadra ha giocato sicuramente bene, che fondamentalmente sul possesso palla ha dominato, anche per le occasioni che ci sono state. Allora, secondo te vorrei un'analisi della partita di New Generation nel primo tempo, e comunque non siete stati, siamo lucidissimi. No, secondo me l'abbiamo sottovalutata un po', ma a prescindere dal primo tempo, proprio in tutta la partita, cioè secondo me siamo andati un po' molli, però abbiamo un po' sottovalutata, però insomma facciamo gol alla fine il risultato. Continuità, quindi sì, abbiamo portato a casa senza troppo difficoltà. Sì, l'unica cosa abbiamo sottovalutato un po' questa. Vorrei sapere, secondo te, quale giocatore, se c'è qualcuno nella tua squadra che dovrebbe dare qualcosa in più? Ma ti ripeto, secondo me oggi tutti dovevamo dare qualcosa in più, ma più di altro perché la partita andava così, l'abbiamo controllata e non ci siamo impegnati al massimo, secondo me. Però alla fine Giovanni Gentile, il fisico orario, purtroppo mannaggia quel bastardo dalla Cina, viene direttamente, quindi ha giocato al di sotto delle sue possibilità. Ah, comunque ha fatto anche un'ottima partita, sì, anche sì, Gentile. Sì, però possiamo fare di più, insomma. Penso che questo comunque sia un avviso della squadra, perché a breve iniziano le fasi finali e penso che lì anche prendere un po' sotto campo una partita potrebbe essere, diciamo, letale. Sì. Comunque, vuoi dedicare a qualcuno la medaglia della tua prestazione? Sempre alla squadra. Va bene, grazie mille Mario, in bocca al lupo, proseguo il torneo. Ciao ragazzi. Ciao.